Dunque, sì, appoggio su due coordinate fondamentali. È un tentativo di rilettura di alcuni caratteri dello spazio che sono, diciamo, filtrati attraverso diverse esperienze di ricerca che ho condotto in questi anni, focalizzate in particolare sulla interpretazione dei valori giuridici o comunque ingiuntivi veicolati dall'articolazione dello spazio. La proposta che faccio, diciamo, ha una parte ricognitiva, che è, diciamo, la più corposa nella presentazione, e poi una piccola parte di ipotesi. Diciamo, con la quale vorrei concludere. Nella parte ricognitiva, diciamo, la domanda che pongo a me stesso è questa. Secondo un'interpretazione fenomenologica che è sicuramente di particolare risonanza con l'orientamento semiotico strutturale, lo spazio è visto come la proiezione del modello corporeo nel mondo. In particolare, che cosa viene proiettato di questo modello corporeo? L'azione, cioè il corpo proiettando e generando lo spazio intorno a sé, si pone. Si ridefinisce, ridefinisce il suo statuto epistemologico immediatamente come un campo d'azione. Un campo d'azione che ne fa, da un punto di vista narrativo, un soggetto eminentemente operatore, un soggetto del fare. E c'è quindi, diciamo, in questo senso, una magnificazione di tutti quelli che sono i tratti pragmatici del corpo in quanto corpo situato e in quanto corpo sociale. Faccio un esempio molto rapido, tratto diciamo dalla pratica quotidiana degli spazi. Se io vado per esempio in metropolitana oggi, trovo che lo spazio è articolato in modo tale da ingiungermi, nel senso di prescrivermi oppure di proibirmi di compiere determinate azioni. Quindi dispensa una piattaforma modale, diciamo, articolandola e selezionando determinati modi, diciamo, poli di questa articolazione, e agisce come una sorta di delegato dell'autorità. Ovviamente non è che ha cominciato a farlo ora con la pandemia, l'ha sempre fatto, però in tempo di pandemia questa dispensazione ingiuntiva si è sicuramente aumentata. Si potrebbe fare un lungo discorso anche sul tema delle città dissuasive. Cioè dell'architettura dissuasiva, delle città che si proteggono dalla intromissione delle pratiche di soggetti che sono reputati non salutari per la pacifica convivenza, in particolare per, diciamo, il movimento del fare del corpo sociale. In ogni caso, diciamo, quello che risulta è sicuramente una particolare dispensazione di modalità che sono tutte incentrate sul fare. Quindi praticamente è un po' come se il soggetto venisse preso soltanto per un lato, che il suo lato, diciamo, estrinseco, il suo lato attivo, quindi il suo lato oggettivato, quindi il soggetto viene oggettivato tramite il suo fare e ridefinito in termini eminentemente legati al suo fare, cioè alla sua azione. Lo spazio in questo modo è come se divenisse una sorta di insieme di operazioni possibili. Ovviamente qua viene in considerazione tutto il discorso relativo a ciò che è virtualizzato, ciò che è attualizzato e ciò che è realizzato, ma
diciamo, per ragioni di tempo non lo affrontiamo. E questo insieme di operazioni possibili viene interpretato, diciamo, secondo la categoria della estensione, cioè sono operazioni articolate in un certo modo, articolate come estensionalmente. Ne risultano due conseguenze che sono, mi pare, abbastanza consonanti con la biopolitica di Foucault. La prima è una omologia che si viene a creare tra lo spazio e la corporeità, omologia che ovviamente risulta, diciamo, non a monte, ma risulta ricostruendo, risalendo dalle tracce alla strutturazione profonda. E in secondo luogo una espulsione di questa omologia che la rende un'oggettivazione. Quindi questa omologia viene oggettivata e quando si oggettiva diviene una regola, cioè diviene un criterio normativo a cui rapportare la presenza del corpo, la presenza del soggetto, potremmo dire, nello spazio. Io qua metto tra parentesi che i corpi diventano una sorta di modello normativo dello spazio che è in presupposizione reciproca con il mondo all'interno del quale si trova. In altri termini, si crea una situazione di come dire, omologia e qualche volta forse anche di identità completa tra quello che viene regolato relativamente al fare del corpo e il poter situarsi nel mondo, il poter percorrere il mondo. Questo si è visto, credo, abbastanza bene nei mesi del confinamento, cioè il corpo, il soggetto, in quanto porzione di estensione era confinato e in questo modo, diciamo, la sua misura, che è anche la sua misura normativa, cioè il suo il campo delle dispensazioni ingiuntive che hanno insistito sul soggetto, si sono completamente ristretti da un punto di vista fisico diciamo, alla presenza e alla permanenza del soggetto in uno spazio determinato. Ovviamente io qua mi riferisco di preferenza agli spazi empirici, agli spazi dell'esperienza empirica, perché poi naturalmente un discorso, diciamo, almeno parzialmente diverso, richiede la presenza virtuale del soggetto in rete. Ma andiamo avanti. In questo modo, diciamo, secondo questa visione, lo spazio si articola come una sorta di geometria funzionale. Cioè, nell'estensione non si trova proiettata la corporeità immediata, ma la sua oggettivazione. Qual è l'oggettivazione della corporeità? L'oggettivazione della corporeità e del soggetto è il suo comportamento, cioè se è possibile misurare il comportamento del soggetto, qua penso per esempio alle applicazioni di tracking, è possibile misurarne diciamo, quello che è la sua estrinsecazione. Ma nel momento in cui il soggetto si trova oggettivato e misurato e normato, perde quelle caratteristiche che fanno riferimento a questo termine di Husserl, che è la Lebenswelt, cioè il suo mondo della vita. Però è povere, diciamo, mi è venuto in mente che ci può essere una lettura dell'oggettivazione dello spazio, della presenza del soggetto nello spazio, come copertura, come nascondimento della Lebenswelt del soggetto. In questo modo lo spazio viene ridefinito come un campo del fare oggettivato, cioè del fare normato,
si trova a essere isomorfo a un dispositivo di programmazione e manipolazione dell'interazione sociale. Un'altra cosa che mi è venuta in mente è che i due presupposti di questa articolazione sono quelli diciamo che definiscono il modello della rete, il modello dello spazio fisico come rete, non sto parlando della rete virtuale, se ne potrebbe parlare ma non me ne occupo in questo intervento. Questi due presupposti sono la molteplicità e la connessione. In breve, la molteplicità è tutto quello che ha a che fare con, diciamo, l'insieme dei soggetti visti da un punto di vista puramente numerico e quantitativo, e la connessione è tutto quello che ha a che fare invece con la copertura dei percorsi nel molteplice, la copertura dei percorsi che sono tematici, che sono figurativi, che sono legati diciamo a tutto il campo di possibilità del soggetto. La visione che ne risulta è quella di un spazio costituito come un dispositivo funzionale il cui scopo è eminentemente comunicativo, cioè praticamente recuperando un termine di Jacobson si potrebbe dire che lo spazio costruito dal punto di vista dell'azione, cioè dove l'azione assume un ruolo centrale, un ruolo di protagonista narcotizzando tutte le altre componenti, in particolare le componenti dell'intenzionalità, le componenti del volere, eccetera, eccetera, è qualcosa di simile a quello che Jacobson chiamava la funzione fatica. Jacobson diceva uno dei problemi della comunicazione odierna è che si enfatizza la funzione fatica a scapito delle altre funzioni. In secondo luogo risulta una enfatizzazione diciamo di una visione utilitarista dello spazio e soprattutto del soggetto, cioè quando il soggetto compie qualche cosa nello spazio, nel suo essere situato, nel suo rapportarsi agli altri, che è sempre un rapportarsi situato, eccetera, eccetera, si assiste alla magnificazione semplicemente dei valori d'uso, e questo anche ha fortemente a che fare sia con le app di tracciamento, ma anche con le app di geolocalizzazione finalizzate al consumo. In terzo luogo, che è la questione centrale, mi sembra almeno, c'è una completa destrutturazione, una completa dimenticanza del soggetto umano inteso come fonte del senso, come sorgente del senso. Questo perché? Perché ovviamente diciamo il senso, o meglio la sua articolazione, il significato, dipende in ultima istanza dalla intenzionalità del soggetto. Dove manca l'intenzionalità del soggetto non può esserci l'articolazione della significazione, non ci può essere significatività dove non c'è riconoscimento. Seguendo la suggestione che Husserl dà nella Crisis, mi viene da dire che nella costruzione della significazione spaziale si assiste a un duplice movimento di coprimento, prima di disvelamento, di scoprimento e poi di coprimento. Cioè il disvelamento dove sta? Sta nell'inizio, nella costituzione originaria dello spazio come proiezione della corporeità del soggetto, però poi questa costituzione originaria viene coperta, e viene coperta quando si prende soltanto una componente, che è la componente dell'azione, la componente del fare, e la si diciamo, fa lievitare, la si magnifica fino a dimenticarsi di tutte le altre componenti. Questo processo,
che sempre usuetamente si può chiamare di obiettivazione, che è l'obiettivazione dello spazio, cioè l'obiettivazione dello spazio in quanto astrazione risultante da un'inscrizione, come dire, premeditata della soggettività in esso, ha come limiti quelli che sono stati detti, e in particolare ha come grande limite quello che si tende a quantificare tutti quelli che sono chiamati qualia, cioè le qualità, e si tende a quantificarli riducendo diciamo la presenza del soggetto a una mera insieme, a una mera sintagmatica di operazioni incentrate sulla quantità di azione, sulla quantità di spostamento, sulla quantità, sulla densità di presenza dei corpi all'interno degli spazi. Formulo un'ipotesi alternativa e chiudo, quella di enfatizzare la componente modale. La componente modale, che è già costantemente presente, iscritta all'interno della tradizione grimassiana, strutturalista e narrativa, può essere particolarmente utile se si considerano due cose. La prima, che il fare è già una sovramodalità e che può essere utilmente diciamo interpretato fino in fondo come tale, cioè partendo dall'idea che lo spazio è il luogo del fare, non è difficile andare a vedere come poi questo fare sovramodalizza una base modale appositamente costituita. Io penso, per esempio, per quello che riguarda i miei temi di ricerca, alla base delle modalità ingiuntive, ma naturalmente se ne possono prendere in considerazione molte altre. In secondo luogo, quello che mi sembra, ma a livello di ipotesi, di proposta, diciamo, è una cosa su cui sto lavorando, quindi sono consapevole che potrei prendere anche delle belle sberle dalle persone, insomma, che ne sanno molto più di me, che sono presenti e forse mi seguono. Le modalità mi sembrano degli strumenti più flessibili per recuperare la necessità della presenza viva del soggetto, non solo come operatore di quantità, quindi non solo come astrazione che compie atti, che compie cose, che viene misurata e che viene normata in modo tutto sommato impersonale, ma anche come campo di intenzioni, di aspirazioni, di decisioni, eccetera. Naturalmente sono cosciente che già da anni, per esempio nel marketing, nell'experience marketing, eccetera, vengono prese in considerazione e studiate molto attentamente le componenti passionali. Tuttavia, il punto è sempre questo, che la componente passionale viene ridotta a una traccia, e questa traccia poi, quando si tratta di costituire, di progettare anche nel fare progettuare gli spazi, viene oggettivata sotto forma di una pura quantità. Il discorso chiedo di andare alle conclusioni. Sì, il discorso, ho concluso, è finito. Mi limito a dire che il discorso non è certamente nuovo, però mi sembrava importante, almeno diciamo a livello di mio interesse personale e di ipotesi, riproporlo interrogandomi diciamo su quali sono i modi possibili di fornire delle rappresentazioni consistenti dello spazio, e anche dei modi alternativi a certe rappresentazioni che diciamo soprattutto oggi rappresentano, diventano probabilmente un rischio, e un rischio diciamo anche socialmente qualificato. Grazie. Grazie mille, e scusami se alla fine